Un saluto a tutti gli amici di YouTube dal vostro Johnny Break. Oggi andremo a vedere insieme come eseguire la sbrandizzazione dell'Asus ThonePad 7, e cioè il Me372CG, questo che vedete in foto. Allora, piccola premessa, io mi sono già collegato sul sito Asus, non so se voi già l'avete fatto oppure no, comunque lo andremo a fare insieme. Situazione del tablet: il tablet rimane bloccato sulla scritta Asus, e non va avanti. Dalla recovery non si riesce a ripristinare nessun firmware presente sul sito, praticamente non c'è modo di ripristinare il tablet. Adesso andremo a parlare direttamente con gli operatori dell'Asus. Eccoci qua. Buongiorno, sono Mauro, benvenuto nel servizio post vendita online di Asus. Come posso aiutarla? Buongiorno, Mauro. Come va? Come va? Ora vedete il tipo di assistenza che ci daranno questi signori della Asus. Che poi non so se sono signori oppure se sono dei semplici operatori call center. Comunque andremo a vedere la loro formazione e quello che c'è, cioè il modo in cui ci aiuteranno. Bene, per me non va tanto bene. Ho praticamente un problema con un Asus ThonePad 7, esattamente il Me 372 CG. Sì, le spiego subito. Praticamente non so come non si riesce più ad avviare, cioè rimane bloccato sulla schermata Asus. Ragazzi, ovviamente il video non è una cavolata, nel senso che adesso che finisco di parlare, questo per farvi capire quello che dicono questi signori, però adesso che finisco di parlare vi dico come fare per risolvere questo problema, insomma, per fatti vostri, senza l'aiuto di questa gente qua che ci fa acquistare cose e poi ci manda a quel paese. Non lo so se è questione di negligenza o la fanno apposta per sfidare soldi alla gente. Però quello che voglio dirvi è che io li ho contattati un po' di tempo fa e soluzione non me l'hanno trovata. Alla fine l'ho trovata da solo, tramite un sito americano. Però aiuto non me l'hanno dato. Ora vediamo cosa dice questo operatore, vediamo un attimo. Allora, praticamente non so come non si riesce ad avviare, cioè rimane bloccato sulla schermata Asus. Ho provato a scaricare il firmware dal sito, ma non lo legge. È un Asus Team. Qualsiasi firmware che io carico sulla SD o nella memoria interna non me lo avvia. Ho provato però con un firmware formato
rav da siti esterni e quest'ultimo si avvia, ma poi riconosce che è un tablet marchiato Tim o brandizzato e si blocca dandomi un errore. Sì, certo. Allora, dobbiamo indicargli il seriale. Adesso gli diamo questo qua. Perché io praticamente il tablet non ce l'ho più, perché l'ho già consegnato al proprietario. Quindi il seriale non l'ho salvato. Togliamo questo preso da Google, tanto è uguale. Tanto anche se ti chiedono il seriale non se ne fanno un cavolo ugualmente. Pazzo. Però questo seriale non è della team. E adesso come faccio? Vabbè, glielo diamo ugualmente. Tanto sicuramente, secondo me, per quanto sono cretini, neanche se ne accorgono. 9 OKC T 0 5 7 3 5 5. Dite che vedranno se Timmo oppure no. Vabbè, comunque o Timmo o non Timmo. Tanto sicuramente, secondo me, neanche. Comunque vediamo che cosa dice. Non mi sono salvato il seriale, quello che c'avevo, perché comunque ho fatto già un'altra chat qualche settimana fa. Però il seriale non l'ho salvato con un deficiente. Ma comunque sono sicuro che sparerà qualche cavolata. Perché il seriale, anche se glielo dai, fanno poco e nulla. Perché quando gli ho dato il seriale l'altra volta, gliel'ho dato e basta. Mi hanno detto quattro cavolate e mi hanno cestinato praticamente. Mi hanno detto praticamente di mandare il tablet in assistenza. Perché loro. Purtroppo non posso fornire supporto per firmware non originali. Avete visto? Cavolata. Il seriale tanto per l'hanno chiesto, lo sapevo. Per firmware non originali. No, il tablet è originale. Quello che voglio dire è che sul sito ci sono solo firmware folder in formato .zip. Non so in quali condizioni versi il prodotto, se per esempio sia stato danneggiato la ricopia o il bootloader. Visto che ha tentato di eseguire l'aggiornamento manuale, quello che voglio dire è che sul sito ci sono solo i firmware folder. Quando l'avvia, in quale videata si blocca? Rimane bloccato sulla scritta ASUS, ma va semplicemente riscritto il firmware. Cosa che non mi fa fare dalla recovery con nessuno dei firmware presenti sul sito. Mentre
Sì, vedete cosa sta scrivendo, di fare formattazioni. Cavolate, cavolate, ma raga, ce ne rendiamo conto di questi idioti qui. Allora, ci sono diverse, se la non è stata compromessa, il prodotto si ripista senza problemi. Allora, ascolti quello che voglio farle capire è che con tutti i firmware presenti sul sito non si riesce a fare nulla in quanto non vengono riconosciuti dalla recovery, in quanto sono folder, mentre i RAV che ci sono online vengono riconosciuti, ma non riesco a installare, non riesco a installarne nessuno in quanto mi dice che è team. I firmware sul sito si possono usare solo quando il tablet è funzionante e per aggiornarlo dalla home utente ma non da recovery. È un peccato questa cosa. Questo perché la procedura di aggiornamento autorizzata da dato prevede che il prodotto sia acceso e funzionante. Sì. Sì, è normale. Vabbè, comunque se una persona ha questo problema che fa? Lo mandi in assistenza, non puoi tutte le. Cioè praticamente ragazzi tutte le. La maggior parte dei marchi Acer, Lenovo, eccetera, hanno un toll che permettono il ripristino. C'è un toll anche per Asus, si chiama Asus Flash Toll, ma non si riesce a fare un cavolo neanche con quello, perché quello là praticamente legge anche esso soltanto punto RAV. E su internet file RAV marchiati team non ce ne sono. Questo perché la procedura di aggiornamento autorizzata. Sì, ho capito, ho capito. Però sono rimasto da stupido perché Asus è un buon marchio però non so se è fatta apposta questa cosa per speculare, dare con l'assistenza oppure no. Il fatto sta che se una persona ha qualche problema con il tablet e vuole portarlo e vuole scrivere il firmware da zero
Asus non lo permette. Quando invece molti marchi hanno dei toll semplicissimi da usare. Cioè, allora voi andate al supermercato e acquistate un tablet al vostro figlio o alla vostra figlia, poi per qualche, non lo so, passa del tempo, passa insomma, passano i 2 anni di garanzia, il tablet è ancora nuovo perché lo usate magari poco, poi per qualche applicazione installata o non so cosa si va a bloccare o rimane bloccato sulla schermata, provate a ripristinarlo da recovery, anche se il ripristino va a buon fine, non si avvia, rimane sempre bloccato. Volete riscrivere il firmware? Non ce la fate. Contattate questi della Asus che vi danno assistenza, come sta facendo questo ragazzo qua. Cioè, praticamente l'assistenza che dà non serve a una beata. Puntini, puntini. Non so a che durata siamo arrivati. Comunque, adesso lo salutiamo. Gli diciamo che abbiamo risolto col problema e vediamo. E vi dico poi come fare, dai. Se avete pazienza, continuate a vedere il video oppure andate avanti se vi scoccia. Allora, mi dispiace, comprendo la problematica e il suo punto di vista, ma non posso fornire supporto. Scriva tablet.it asus.com, riporti sé nella problematica. Capisco. Capisco, ma loro mi aiuteranno oppure dovrò per forza andarlo in assistenza? No, adesso stavolta mi ha detto di scrivere una mail a questi dell'ASUS, ma tanto secondo me anche se scrivi l'email diranno sicuramente che il tablet va spedito in assistenza, quindi dovrete spendere dei soldini che tramite questo video non li spenderete, o perlomeno se dovete spendere dei soldi per fare questa cosa li spenderete soltanto per comprare un piccolo adattatore USB che potete trovare anche sotto nel link in descrizione dove acquistarlo. Beh, allora dai, forza Mauro, su. Tu che si chiama Mauro. Mauro. Buongiorno, sono Mauro. Vediamo che cosa dice, così poi risolviamo, dai. Non so se su YouTube, però mi sa che su YouTube non c'è nessun video che indica questa problematica. Sì, c'è un modo di poter prestare supporto senza l'invio del prodotto. Va bene. Va bene, ok, grazie. Allora, buon pomeriggio. Ok, allora ragazzi, io mo non lo so, ha detto così, però secondo me non assistenza non ne danno. Voi comunque se volete provare potete mandargli un'email e vedete che vi rispondono. Io per adesso, tanto comunque il problema l'ho risolto, non grazie a loro ma grazie a un altro sito, quindi non me ne frega niente. Poi se voi volete contattarli, contattateli, magari vedete cosa vi dicono via mail e magari lo scrivete sotto in descrizione. Allora, partiamo subito. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno dell'Asus Phonepad, questo qua,
Nel mio caso è brandizzato Tim e quindi lo porterò, gli flasherò sopra un firmware originale Asus, togliendo anche le applicazioni di Tim, perché il proprietario mi aveva chiesto espressivamente di togliere tutte le cose di Tim perché gli davano fastidio e di farli dopo anche il root. Allora, primo acquisto, spendete un paio di euro, 3,50 euro. Massimo, e acquistate, ma non lo so, 3,50 euro, o insomma da 3 a 5 euro massimo, e acquistate l'adattatore OTG, quello per collegare le chiavette al tablet. La chiavetta non vi serve, vi serve solo quello e un mouse. Allora, prima cosa da fare, sotto in descrizione trovate il pacchetto file da scaricare. Adesso vediamo un attimo se riesco a note, note, block note. Allora, prima cosa da fare, allora punto 1, anzi block note si vede troppo piccolo. No, andiamo a prendere andiamo a fare nuovo documento RF, ok. Allora, primo passaggio, prima cosa, allora scarichiamo, allora scaricate il pacchetto file sotto in descrizione, poi estraete il tutto sul desktop, allora punto 3 dovrete praticamente installare i driver contenuti nel pacchetto, che sono pacchetto Intel. Poi, quarto passaggio, dopo aver estratto e installato correttamente i driver Intel, cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto bisogna mettere il tablet in fastboot. Allora, tenete premuto il tasto accensione più il tasto volume su. Qui apparirà una schermata con delle scritte, col numero seriale e tutto. Lo collegate col cavo USB al computer e una volta collegato avviate il tool presente nei file estratti. Il tool è punto back 5. Una volta avviato il tool, digitate accept in maiuscolo e premete invio. Poi, dopodiché, dopo aver premuto invio, passo 6, andate praticamente a, vi dico io, andate a, non che non mi sto ricordando, sto sentendo delle voci che mi stanno deconcentrando. E mi sto anche innervosendo, porca miseria. Allora, punto 6. Una volta premuto accetta e premete invio, vi apparirà un'altra schermata. E nell'altra schermata premete T. Allora, scrivere T2. T2.
T2, credo che sia T2, adesso non mi sto ricordando sinceramente. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Utenti. Allora. Desktop. Vediamo un attimo. Dov'è? Dovrebbe essere questo. Casino, ragazzi, quanti file che ho su sto computer. È un macello. Allora, ADB. Windows. Allora, utenti host desktop. Allora, qua dovrei avere. Non ricordo proprio bene dove. Non mi ricordo se ce l'ho qua, no, mi sa di no. Dove cazzo l'avrò messo? Allora, SDK, donna, no. Impactor, no, la stella, è sparito il file. Oh my god, è sparito il file. Dove è andato a finire? Non lo so. Allora, nuova cartella 4, abbiamo detto che qua non c'è Intel Android. Ah, eccolo qua. Allora, praticamente lanciamo questo, come detto prima, e andiamo a scrivere accept. Allora, in questo caso, ok, allora dovremmo andare a selezionare, dobbiamo andare a premere, praticamente a scrivere 2, a premere invio. In questo caso mi dice che il tablet non è collegato, quindi non ce l'ho collegato, però voi se ce l'avete in Fastbot apparirà tutto in verde. Dopo che avete, insomma, premuto T2, cioè scusate, dopo che avete premuto, oh sorry, come dicono gli inglesi, sorry, allora, dopo che avete premuto 2, andrete poi a premere, no, a premere, scusate, a scrivere, andrete poi a scrivere. Allora, launch using T4. Allora, in questo caso qua andrete a premere T2. T2 launch un backup. Factory trigger launch using OEM starting. Allora, aspettate un attimo, T2. Porca miseria, adesso non mi vede il. Allora, aspettate, vado a fare da capo perché non mi sto ricordando. Allora, accetto. Accetto. Allora, noi dovremmo avviare la TVRP. Allora, qual era la recovery? Post site keep landscape. Sì, allora, selezionate 2. O 2 o 4, comunque uguale. Selezionate 2. Dopo che aver selezionato 2, andate a selezionare T2. Comunque fate così, selezionate, fate come ho fatto nel video, e una volta che avete fatto sta cosa, praticamente vi scriverà sopra sul tablet la recovery. Vi scriverà sul tablet la recovery e praticamente una volta scritta la recovery vi troverete praticamente sulla TVR recovery. Dalla TVR recovery prendete e gli attaccate il mouse, perché la TVR recovery il touchscreen non funzionerà, però il mouse sì. Dalla TVR recovery andate su
Allora facciamo una cosa, che forse è meglio. Adesso stoppo il video e mi procuro un Samsung, il primo che trovo, lo attacco e vi faccio vedere come dovete fare, dai, se no non ci sbrighiamo più. Allora, eccoci qua. Una volta scaricato il pacchetto file vi trovate praticamente questi tre file, cioè due file e una cartella. Ora qui abbiamo praticamente il firmware originale Asus FonePad Mate 372 CG originale Asus no brand e qui praticamente il pacchetto driver. Voi andate a selezionare Y, date invio, Y invio, Y invio. Vi chiederà di installare i driver, premete avanti, fine e i driver l'avete installati. Ok. Poi aprite questa cartella e andate a avviare il launcher bat. Scrivete accetto, andate avanti. E in questo caso vi riconoscerà l'Asus messo in Fastbot. Come detto prima, per mettere in Fastbot dovete premere tasto accensione più volume su e lo mettete in Fastbot. Poi digitate 2 e premete invio. Nel mio caso non è collegato, quindi esce in rossa, poi vi uscirà sempre verde, celeste, diciamo. E adesso digitate T2 per installare la recovery provvisoria. Una volta fatto questo, vi installerà la recovery provvisoria e sul tablet praticamente apparirà la recovery, quella là, come detto prima, provvisoria, e avrete comunque un problema nel touchscreen, nel senso che non funzionerà col touchscreen. Per ovviare a questo, collegate praticamente il mouse con l'adattatore che vi ho detto prima, l'adattatore OTG. Collegate il mouse e da là avrete accesso alla recovery. Prima di mettere mani comunque al tablet, voi dovete praticamente andare sul computer e vi troverà praticamente, come vedete qua, invece è scritto V971, troverà Asus, insomma l'Asus. Premete sopra, vi si aprirà, insomma, adesso dice no, zero elementi, comunque vi si aprirà praticamente una memoria e voi ci andate a copiare dentro, così come sta questo pacchetto zip, lo andate a copiare qua dentro. Una volta copiato, chiudete e dal tablet stesso, cioè dalla recovery, tramite il mouse andate a selezionare quel file che abbiamo copiato, cioè avete copiato nel tablet, e lo avviate praticamente dalla recovery. Una volta avviato, dovete smanettare un po' nella recovery, nelle cartelle, per vedere dove sta. Se forse vi darà qualche problema la recovery, nel senso che si muoveranno da sole le cartelle, però abbiate un po' di pazienza finché non trovate la cartella giusta e andate, insomma, ad avviare l'aggiornamento. Una volta che lo avviate, poi vi uscirà la slip, il cursore da premere, voi lo premerete e lo porterete sulla destra. Fatto ciò, si installerà praticamente il nuovo firmware originale. Ok, bene, mi spiace di non aver potuto contribuire con la presenza del tablet, però purtroppo il tablet non ce l'ho più qui, quindi. Però comunque se avete problemi e vi bloccate in qualche punto, mandatemi un messaggio sotto e cercherò di aiutarvi senza problemi. È stato un piacere, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Io ovviamente cercherò sempre di fare video migliori e i migliori possibili. Un saluto e un abbraccio dal vostro Johnny Black. Alla prossima!